Se non sai cos'è, non conosci la sofferenza. Questo è il Yuiki del KLR650, fa parte del sistema di tensionamento della catena di fase dei contralberi di bilanciamento del monociclino in lingua giapponese. Il suo scopo è quello di imporre una certa posizione ad una corona folle tramite la rotazione di un albirino eccentrico. La corona quindi ingrana sulla catena e la tiene in tensione durante l'esercizio ordinario. In parole povere è il registro del tendicatena, ma c'è di più. All'aumentare delle ore di funzionamento, inevitabilmente tutti i componenti saranno soggetti ad usura, tra cui anche la nostra catena, che vedrà aumentare i suoi giochi e quindi andrà pian piano a lavorare con una tensione non più ottimale, non più di progetto. In questa piccola comparativa estremizziamo un po' la situazione per renderla chiara. Qui abbiamo una catena in tensione e qui invece abbiamo una catena completamente priva di ogni sistema di tensionamento. La particolarità di tutto il meccanismo, del quale il Yuiki fa parte, è quella di essere capace di recuperare in maniera, diciamo, semi-automatica i giochi dovuti all'usura progressiva. Il libretto di manutenzione periodica prescrive infatti che ogni 5.000 km dopo il primo tagliando bisogna allentare e stringere di nuovo la vite che tiene fisso il Yuiki. Quando la vite sarà allentata, questo non sarà più vincolato nella sua posizione. La molla di tensione riuscirà a tirare a sé il componente, farà ruotare l'albero eccentrico e a sua volta spingerà la ruota folle contro la catena. In questa maniera quindi il meccanismo recupera i giochi dovuti all'usura e si fermerà automaticamente una volta che la tensione ottimale viene recuperata. Infine, quando andiamo a riserrare la vite, il meccanismo rimane nella sua posizione per, diciamo, i prossimi 5.000 km, rimane in posizione fino alla prossima manutenzione programmata. Ma perché il Yuiki è l'incubo dei possessori di KLR degli ultimi 30 anni? Il registro del meccanismo del tendicatena, specialmente nelle sue prime versioni, è fatto in realtà da due pezzi separati, uniti insieme da un piccolo cordone di saldatura, eccolo qua. E ovviamente questo tipo di giunzione dei due componenti porta a cambiare le proprietà microstrutturali degli acciai, per cui e questo poi li porta ad essere maggiormente sensibili ad una rottura di tipo fragile. I più studiati di voi diranno sì, ma l'avranno previsto in casa Kawasaki. Guardate voi stessi gli effetti tragici della rottura di questo piccolo componente. A tutta questa sofferenza, però, possiamo porvi fine.